Ciao ragazze e ciao ragazzi, nuovo video. Vi voglio fare un video per darvi qualche piccolo consiglio per rimettervi in forma e un poco per incoraggiarvi, darvi un po' di sprint, di coraggio appunto dopo le vacanze. Magari se voi come me, se avete visto i miei vlog che ho fatto delle vacanze, ho mangiato tanto, ho mangiato più che altro abbastanza, insomma, schifezze, ho fatto molte trasgressioni, insomma, ho mangiato un po' diversamente dalla mia alimentazione, magari che è un po' più sana, no? Qua a casa ovviamente quando mangiamo fuori casa, al ristorante, per quanto noi possiamo scegliere cibi sani, non sono mai come quelli che mangiamo a casa, perché ovviamente a casa usiamo magari, non so, per esempio l'olio buono, comunque ci manteniamo basse con i grassi, non possiamo sapere se hanno utilizzato magari burri, dei condimenti particolari, poi magari sono cotture più elaborate, poi ci possono essere addirittura dei conservanti, additivi, ingredienti che comunque non sappiamo, però comunque fanno male e fanno anche ingrassare, perché comunque non sono alimenti sani. Quindi ho pensato di farvi questo piccolo video con dei semplici consigli, più che altro perché mi è capitato che una mia amica mi ha detto sta cosa, ha detto sai, io mi sento gonfia dopo le vacanze, penso un po' tutte le donne si sentono una sensazione un po' di gonfiore, sai, io ho letto su internet per rimetterti in forma, non mi ricordo dove l'ha letto, comunque c'era scritta sta cosa di fare 2 giorni mangiare solo liquidi e una settimana mangiare, tipo eliminare tutti i tipi di carboidrati e quindi mangiare solo frutta e verdura, una cosa del genere. Comunque io ovviamente ho detto ma tu sei pazza, ma tu no, lei ovviamente mi ha chiesto un consiglio, ovviamente io ho detto no, assolutamente, cioè non va assolutamente bene, cioè, quindi ho pensato no, faccio sto video perché voglio dire sta cosa, veramente è sbagliatissimo saltare pasti e eliminare i cibi dalla propria alimentazione, ma pure solo un giorno di liquidi, assolutamente comunque è pericoloso ragazzi, quindi non vi affidate a queste cose, sapete che io sono un po' contraria a queste diete ipocalori, queste cose un po' drastiche, quindi preferisco insomma sempre un'alimentazione sana, ci tengo molto a mangiare bene, a mangiare tutto, quindi sapete vi ho fatto anche io il video dei frullati, no? Sul mio secondo canale, canale di cucina, tante ricettine sane, vi ho fatto anche questi frullati detox a base di frutta e verdura, però vi ho specificato che io li adoro, veramente mi piacciono tantissimo, ma non li mangio in sostituzione ai pasti, cioè posso farci una merenda ad esempio e nemmeno, ci abbino sempre qualcosina vicino, ma berlo, mangio ad esempio un panino, un qualcosa e lo bevo, quindi oppure al posto della frutta, ma assolutamente non, sono un po' contraria a queste cose esagerate, insomma no. Quindi stiamo attente ragazze, quindi questo ci tenevo a dire. Il primo consiglio che vi voglio dare ragazze è, io mi sono scaricata sul mio cellulare questa app che è gratuita, quindi perciò ve lo voglio dire, si chiama Pacer. Io non so neanche come l'ho trovata, cercavo qualcosa che mi dicesse i passi, mi piace tantissimo camminare e ho trovato questa app che si chiama Pacer, che praticamente automaticamente, guardate, vi dice quanti passi fate, quante calorie bruciate, quanto tempo di attività fate e quanti chilometri, quindi è ottima e si aziona automaticamente, cioè è forte. Magari scendi col tuo cane oppure vai a comprare il pane, no? Io cerco sempre di camminare a piedi e ti porti il cellulare appresso e lui si aziona da solo, quindi capisce quando tu stai camminando e ti conta i passi e diciamo per stare in forma bastano 10.000 passi al giorno, che poi non so 10.000 sono 8.000, 7.000, comunque vanno benissimo, tipo un'oretta, 50 minuti di camminata, fanno molto molto bene, quindi quello che vi consiglio io è di fare sempre un poco di attività ogni giorno, che questo non vuol dire che voi vi dovete ammazzare di sport, dovete sudare, dovete fare qualcosa di estremamente faticoso, poi dipende dai propri gusti, però vi dico anche semplicemente una passeggiata, non pensate, però veramente aiuta tantissimo, anche se fate una mezz'oretta è veramente una cosa fantastica se lo fate ogni giorno, per il semplice fatto che questo fa attivare il vostro metabolismo, mantiene il vostro metabolismo attivo e sveglio, quindi in questo modo il vostro metabolismo
brucia, smaltisce quello che mangiate e quindi mi mantenete bella in forma. Quindi l'importante è non essere statici ma mantenersi in forma con queste app. Ho detto ce ne sono queste, ce ne sono anche altre, poi magari se volete posso fare anche un video specifico con tutte le app che ho sul cellulare, perché veramente ti spronano a tenerti in forma, insomma, perché basta poco e questa cosa di controllare i passi, insomma i chilometri, è sfizioso e ti senti che stai facendo qualcosa di utile. Il secondo consiglio che vi voglio dare, che è importantissimo, è il fatto di non abbattervi, non pensare che molto spesso dopo l'estate, dopo le vacanze, dopo un periodo in cui abbiamo mangiato molto al ristorante, molto fuori, cornetto a colazione, insomma tutte queste cose qua, ci sentiamo gonfie, ci vediamo gonfie, magari pesiamo anche di più, ma molto spesso sono liquidi in eccesso, quindi siamo gonfie, abbiamo la ritenzione idrica, quindi non vi abbattete su questo, cercate piuttosto di eliminare questa ritenzione idrica, questo gonfiore, questi liquidi, in che modo? Tornando alla vostra alimentazione sana, quindi quella che avevate prima di partire, le vostre abitudini sane, quindi importantissimo bere tanto, se bevete tanto, ma questo vale anche se voi per un giorno mangiate un po' di più, andate al ristorante, il giorno dopo bevete molto, bevete delle tisane, questo vi fa eliminare tutte le tossine, tutti i liquidi in eccesso e così si elimina la ritenzione idrica, la cellulite, il gonfiore sull'addome. Io ad esempio le tisane, sapete che io le amo tantissime, vi ho fatto anche un video sulle tisane, anche dei post sul blog, e quelle che sto amando in questo periodo sono questa qua, la tisana depuratrice, di questa già avevo parlato, della tisana Silhouette che comunque al supermercato, ed è ottima perché questa qua c'ha tutti gli ingredienti come la melissa, il finocchio, la menta, che depurano. Poi c'è questa drenante di Valverde che è bio, è biologica ed è anche ottima, questa c'ha la betulla, il coriandolo, la spirea, questa è molto buona, mi piace veramente molto. E poi queste due detox, Pucca e della Yoji Tea, che sono due delle mie marche preferite, e anche queste sono molto molto buone, contengono appunto finocchio, carciofo, tutti ingredienti drenanti. Io le tisane le bevo molto, oddio in vacanza no, però adesso sto ricominciando a berle, ragazze, la sera, almeno una la sera, e non la dovete bere per forza bollente, la potete anche fare, la bevete dopo qualche minuto quando si è intiepidita, comunque funziona benissimo. Tornare all'alimentazione sana, avevo fatto la ricetta sul mio secondo canale, no? La mia colazione sana, sgonfia pancia per stare in forma. Mangiare quello la mattina aiuta tantissimo a stare in forma, a depurarsi, andare di corpo, che è anche importantissimo, regolare l'intestino, mangiare cibi che ci depurano, tipo il finocchio, il carciofo. Non sto dicendo che vi dovete mangiare un finocchio al giorno, capitemi ragazze, ad esempio prima di cena come aperitivo, invece mangiarti le pizzettine, ti mangi un finocchio, una carotina, però poi dopo ceni comunque, ecco questo è il senso. E con questo mi attacco alla terza regoletta, ragazze, che è molto molto semplice, mangiare bene e mangiare molta frutta e verdura, non solo frutta e verdura come aveva detto la mia amica che poverina aveva letto chissà dove su internet, ma mangiare molta frutta e verdura di stagione, quindi sì alle zuppe, ai minestroni, anche freddi si possono mangiare, appunto i frullati, tutte le ricette che vi faccio anche sul mio secondo canale Carità Dolce Cucina, macedonie di frutta, questo vi aiuta molto, però non solo frutta e verdura, cioè abbinarci sempre carboidrati, si deve mangiare tutto. Il quarto trucchetto è molto molto semplice, ossia quello di limitare, vi ho detto di non eliminare i carboidrati ma limitarli, soprattutto i carboidrati raffinati, quindi pasta bianca, pane bianco, pizza bianca, quindi quella della pizzeria, a meno che non avete una pizzeria vicino a casa vostra che fa la pizza integrale, che è ottimo, posso preferire quelli integrali che ci aiutano a regolarizzare l'intestino, a mantenere la pancia piatta, hanno un indice glicemico più basso, quindi di conseguenza sono anche meno calorici, e saziano tantissimo e non fanno avere fame, quindi saziano bene, non gonfiano la pancia. Limitare anche i cibi che hanno molto lievito, tipo la pizza, il pane,
non è che non bisogna mangiarle, però non abusarle, mangiare tutto con misura. Cioè, questo non vuol dire che non bisogna mangiare la pizza, perché io amo la pizza e non vivrei senza la pizza, però limitare, quindi mangiare un po' di tutto, non mangiare solo carboidrati. Ad esempio, se hai mangiato un piatto di pasta, non mangiare anche 3 fette di pane, ma piuttosto mangia un po' di proteine, mangia un po' di verdure, quindi fare dei pranzi, delle cene, delle merende, delle colazioni bilanciate. L'ultimo trucchetto che vi voglio dare, secondo me è fondamentale, una cosa proprio psicologica importantissima, ragazzi, è quello di tornare subito alla vostra attività fisica. Ad esempio, se prima andavate in palestra, iscrivetevi subito, tornate subito in palestra, ragazzi. Non fate passare neanche un mese, ma neanche una settimana, nulla, perché vi posso assicurare che se dite, se rimandate, è proprio scientificamente provato, e dite mi iscrivo a settembre, mi iscrivo a ottobre, mi iscrivo a novembre, automaticamente passa tutto l'inverno, non vi iscrivete più e vi iscriverete direttamente a marzo. Ve lo dico perché mi è successo anche a mia sorella tante volte. Forza e coraggio, ragazze, lo dico anche per convincere, perché uno dopo magari le vacanze dice vabbè, tanto il costume mi sono messo, adesso chi se ne frega, ma vabbè, poi mi iscrivo, poi sai, ricomincia la scuola, si comincia il lavoro, c'è un po' sotto stress, non si ha tempo, però dobbiamo farlo uscire questo tempo, ragazze, perché è importante. Ricordiamoci che fare sport, andare in palestra, ma anche una passeggiata, la bici, la ginnastica, il nuoto, quello che vi piace, insomma, perché fa benissimo, non solo per stare in forma, per insomma, per non ingrassare, ma soprattutto perché è qualcosa che ci piace e ci dà buon umore, ci fa scaricare, ci tiene impegnati e ci rende forte, fa benissimo al nostro corpo, alla nostra mente, e fa bene tanto alla salute, quindi in forma e in salute, come dico io. Quindi forza e coraggio, torniamo ai nostri esercizi, anche esercizi casalinghi, non ho detto che dovete andare in palestra, ogni tanto, sempre con costanza, facciamoli tutto l'anno, perché lo sport non va fatto solo d'estate, ma va fatto sempre, tutto l'anno. Quindi questo è tutto, ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, se siete nuovi iscrivetevi al canale, e vi mando un bacio grande, ciao!